cosa ci lascia in una battuta, te lo chiedo. Ma io credo che di quell'eredità sia rimasto veramente poco, perché al di là delle scelte politiche che il PC ha fatto, che alcune giuste, altre sbagliate, gli errori, potremmo discutere per anni, esiste una bibliografia immensa, però il PC, come del resto gli altri partiti, erano organizzazioni di massa in cui la politica aveva una sua corporeità, oserei dire, una sua fisicità. Erano centinaia di migliaia, milioni di persone in carne e ossa che si vedevano, discutevano, leggevano un volantino, sentivano un comizio. Ora tutto questo è cancellato e penso che la fragilità estrema, la friabilità della politica italiana sia prima di tutto. Discende prima di tutto da questo venir meno della dimensione di massa. Se tutto si riduce a un tweet e a una leadership che peraltro cambiano con grande rapidità, Certo. partiti che si formano sulla base di esigenze personali, è molto più difficile poi trovare quello che si chiamava una volta la sintesi. Insomma, è una fase di grandissima complessità, mettiamola così. Non so se Piazza del Popolo Mettiamola così. c'era, sì, c'era Bardaro che.